Black Angels ok in 3 set contro il fanalino di Coda Sirdeco. Al Pala Roma di Montesilvano, la Bartoccini Fortinfissi Perugia si rende protagonista di un'autentica prova di forza in casa del fanalino di coda del girone A della Serie A2, la Sirdeco Pescara Volley. Le Black Angels rispettano ampiamente il pronostico della vigilia e rifilano un secco 3-0 alle abruzzesi nel pomeriggio di domenica 5 novembre. I parziali sono abbastanza esplicativi sull'andamento della partita: 10 a 25, 15 a 25 e 17 a 25. Coach Giovi ha avuto modo di far ruotare un po' tutto il roster facendo rifiatare qualche effettivo che molto aveva speso nel match di mercoledì di Soverato. Ottimi quindi gli ingressi a gara in corso delle varie Braida, Messaggi, Atama e Viscioni. L'MVP è Cogliandro con tante giocate da applausi e muri fondamentali. Ad ogni modo arriva la sesta vittoria su 6 gare per le Black Angels che volano a quota 16 punti in classifica in attesa del big match di sabato prossimo, quando al Palabarton arriverà a far visita l'attuale capolista Busto Arsizio. Abbiamo mantenuto alta la concentrazione, non è stata una partita semplicissima, non sono mai semplici quelle di questo tipo, però abbiamo cercato di portare 3 punti a casa e ci siamo riusciti, quindi siamo felici così. È stata una settimana faticosissima, infatti l'abbiamo conclusa al meglio come volevamo, adesso in realtà già da un po' abbiamo testa a quello che è il grande match, alla fine non vediamo l'ora di giocarlo e per cercare di imporre il nostro gioco anche in quella che è una delle partite sicuramente più importanti. Vi chiamo a raccolta, abbiamo bisogno di voi, siete sempre numerosissimi, ma vi vogliamo ancora più carichi, più forti, emozionati per questo grande match. Provate a stare lì attente su ogni pallone, brave, faccio complimenti alla squadra, a tutte le ragazze che sono entrate, che hanno dato il loro contributo e ci hanno aiutato a portare a casa questa bella vittoria. La settimana prossima serviranno tutte le nostre energie, tutta la nostra concentrazione e determinazione per riuscire a dare fastidio e toglierci qualche soddisfazione, perché Busto è una grande squadra, molto organizzata, anche sia nell'individuale che nel collettivo, hanno delle ottime giocatrici, esprimono una bella pallavolo e noi dovremo mettercela tutta per riuscire a portare a casa la partita, dalla prima all'ultima delle mie compagne. Mi raccomando, tutti al Palabarton, attenzione, sabato, non domenica, sabato alle ore 20 al Palabarton. Tutti quanti vi aspettiamo per tifare, sarà una partita meravigliosa.